Siamo con i rappresentanti dell'azienda universitaria ospedaliera Ruggi d'Aragona di Salerno. Quali sono i motivi della protesta di stamattina? Ecco, allora, noi esattamente siamo qui proprio per protestare nei confronti di chi stamattina praticamente ci è stato comunicato che il nostro direttore non è più in carica. Noi ci ritroviamo persone di, diciamo, alunni del terzo anno, secondo e primo, senza più un appoggio, senza più qualcuno che possa gestire in qualche modo, organizzare il nostro percorso. A questo punto noi protestiamo e ci appelliamo in primis alla continuità didattica. Ora dovremo presentarci di fronte a una persona che non conosciamo e che non sa e che non vive i nostri problemi. Questo da parte di chi è stato fatto? Da un dirigente che non conosce, non sa le nostre testimonianze e le nostre valutazioni in favore del nostro direttore che con molta, diciamo, preparazione, con molta sicurezza ha saputo gestire le modalità di esame, l'organizzazione interna del nostro percorso ed è stato in grado di ampiamente di soddisfare i nostri bisogni e le nostre necessità. Quindi Quali sono i motivi di questo cambio di direttore? Non c'è stata fornita una motivazione valida, in effetti, non c'è stata data nessuna motivazione, è stato soltanto rimosso dall'incarico e neanche lui sa la vera motivazione. Cosa chiedete invece stamattina dalla questa assemblea che poi vediamo, ci sono tantissimi studenti? Sì, allora in primis volevo dire che comunque avremo qui anche persone, cioè magari facenti parte del Senato, e quindi ci appelleremo anche a loro per una, come ha detto già Ilaria, per una continuità didattica, perché a nostro avviso, diciamo, interrompere un anno didattico all'inizio del secondo semestre cambiando direttore è una cosa che va totalmente a demoralizzare gli studenti e anche a distruggere quello che un corso di laurea già ampiamente formato, e quindi magari anche l'organizzazione interna delle ore e una programmazione che è stata fatta con il professore, cioè con il direttore uscente, che è stata fatta da inizio anno. Quindi noi andremo a chiedere fondamentalmente almeno una prorogazione, almeno di 6 mesi, per il professore, per il nostro direttore, in quanto potremmo finire, cioè in questo modo potremmo finire così l'anno scolastico, e così i ragazzi del terzo anno potrebbero concludere la laurea con il direttore con cui l'hanno iniziata, che sarebbe la cosa migliore per me. È la prima volta che si verifica un episodio di questo genere? Allora, prima di tutto, con quest'ultimo anno si è concluso il primo ciclo, quindi ci sono stati i primi laureati, e a questo punto certo ci sono un po' di difficoltà di organizzazione da parte di dirigenti, da parte, diciamo, chi sta più in alto di noi, ma quello che ci chiediamo è in base a cosa, in base a quale criterio il nostro direttore è stato, diciamo, si è stata modificata questa carica. Noi questo ci chiediamo. Non c'è stata alcuna graduatoria, non c'è alcun, pure nel bando presentato non c'è alcun criterio con cui è stata scelta questa persona. E perché noi non veniamo messi in considerazione? Perché non viene chiesta la nostra, da parte nostra, quali sono le nostre preferenze e cosa ci spetta realmente? Né con chi verrà dopo di lui, né con chi ci sarà dopo di lui. Vogliamo soltanto che il stellato per continuità didattica resti ad essere il nostro direttore, perché comunque questo è un corso di laurea che è improntato in un certo modo e che se è stato improntato fino ad ora in un certo modo è soltanto grazie a lui. Noi come ragazzi del terzo anno ci preme particolarmente perché siamo gli ultimi esami, molti di noi hanno chiesto di fare l'altissimo stellato, però questo non sarà più possibile dal momento che lui, decadendo sia come direttore generale del corso, non resterà nemmeno in qualità di nostro tutor agli esami, sia di stato che alle lauree. Quindi, senza perderci in chiacchiere inutili, chi vuole restare con noi e portare avanti questa, tra virgolette, non è una protesta, non si parla nemmeno di protesta, vogliamo soltanto semplicemente che lui resti con noi. Per quello che ho detto già prima, come ha detto anche la ragione, ma per una continuità didattica, quindi se voi siete a favore, ben venga, raccoglieremo le firme, impugneremo la situazione e vedremo quello che è possibile fare come corpo studenti, né più né meno. E senza metterci assolutamente contro nessuno.